la forza e la possibilità anche di programmare il mio futuro lavoro istituzionale. Sono qui in più perché Luigi Di Maio, che spero tanto sia il nostro candidato Premier, mi ha messo anche nel collegio uninominale che si comprende anche questo paese. Infatti nella scheda elettorale troverete già il mio nome, Dalia Nesci. Quindi questa è davvero una ricognizione, un momento di ritrovo, soltanto per ribadire battaglie che ho compiuto in questi 5 anni a nome del Movimento 5 Stelle, a nome vostro. Perché io ricordo che il parlamentare, così come dice la Costituzione, che è la carta alla quale noi ci ispiriamo, ha un mandato nazionale. E questo mandato nazionale però credo di averlo messo davvero a disposizione dei calabresi, di tutta la Calabria, perché in regione noi non abbiamo alcun consigliere regionale. Nonostante questo siamo state l'unica voce di opposizione al presidente Oliverio, che mi ha sempre sbattuto la porta in faccia sui temi più cruciali come quello della sanità. Io, da laureata in giurisprudenza che ha studiato anche i rapporti istituzionali, avevo davvero un'idea forse troppo idilliaca della politica, delle istituzioni, e speravo che già di per sé avere questo mandato popolare forte mi desse la possibilità di rappresentarvi in tutte le sedi e trovare anche dall'altra parte la stessa serietà, la stessa responsabilità, lo stesso carico che ho sentito io quando anche nel 2013 era la capolista di tutta la Calabria, perché oggi abbiamo invece 2 collegi per questa legge elettorale altrettanto infame, di cui dovremmo aprire un capitolo a parte. Allora, parlando di sanità, che è il tema di cui mi sono occupata più di tutti, speravo in un'interlocuzione seria del Consiglio regionale, perché noi siamo, lo sapete bene, commissariati, siamo in piano di rientro. Allora, la domanda di salute, di benessere di cui siamo alla ricerca in questi territori, ho scoperto, insomma, e ho studiato per arrivare ai motivi e all'origine del nostro malessere. Malessere che è portato dalla politica, non perché solo i politici rubano oppure sono infiltrati dalla criminalità organizzata, dalle massonerie. Ci sono precisi indirizzi economici che sono in capo ai partiti. Ecco perché io non ci sto alla semplificazione. Vedete, ci sono tante brave persone anche che alimentano questo sistema dei partiti, perché hanno ideologie di centrodestra e di centrosinistra, ma quei valori non sono più portati da questo sistema dei partiti. Quindi questa è una consapevolezza di base che dobbiamo avere, altrimenti rischiamo sempre di legittimare un sistema che si è incancrenito. Perché io lo dico sempre, se sono qui in questa veste di parlamentare uscente e di futura rappresentante istituzionale, non è per caso, perché io potrei essere una delle vostre figlie, delle vostre nipoti, che magari è già andata via da questi luoghi. Ho studiato qui con davvero la voglia di lasciare valore nella mia terra. E poi quello che tutti definiscono un pazzo, che sicuramente lo è, perché i geni lo sono, i creativi come Beppe Grillo, ha voluto creare questa cosa inaspettata nella politica, che ha davvero rotto tutte le dinamiche solite dei partiti. Ha fatto davvero un azzardo, però ha scommesso su persone normali come lo sono io, una rappresentante del popolo che viene da una famiglia normale, che di certo non sarebbe potuta entrare in politica se non a certe condizioni, e sapete bene a cosa mi posso riferire. E invece questa cosa è successa, quindi si è già creato un percorso di rivoluzione culturale e politica, è iniziata. Ci hanno detto che eravamo incompetenti e poi gli abbiamo dato filo da torcere dopo pochi mesi, perché siamo tutti persone laureate, che hanno studiato, che hanno delle competenze specifiche, e in pochi mesi ci siamo rimessi in sesto su tutto, abbiamo capito come funziona la macchina amministrativa. Ed è per questo anche che tanti di noi sono stati riconfermati nelle candidature, perché ci vuole già uno zoccolo duro di partenza, e soprattutto questa volta voglio mandare al governo dell'Italia, perché l'opposizione ci sta stretta, ma non perché dobbiamo accaparrarci altre poltrone, ma perché vogliamo mettere in pratica ciò che abbiamo visto che è possibile fare dentro le istituzioni. Perché in 5 anni noi abbiamo visto davanti a noi 5 leggi di stabilità, la legge finanziaria, quella che
dagli indirizzi su dove spendere i soldi dell'Italia. E abbiamo visto davvero lo schifo, cioè quello che voi immaginate, vi giuro che è ancora peggio, perché c'è un mondo proprio parallelo che si muove lì dentro, che è distaccato dalla realtà. Quasi ho una vicinanza umana verso queste persone che sono lì ormai da decenni, hanno perso proprio il senso della realtà, e capita in quei palazzi. Ve lo giuro che è davvero, bisogna essere forti per tenere la barra dritta, perché quando arrivi, onorevole, ti chiede una cosa, onorevole, ecco la penna. Ci sono queste cerimonie che ti fanno credere che tu sei lì perché sei speciale. No, noi siamo cittadini qualsiasi, che però hanno deciso di mettere a disposizione il tempo, il lavoro e la serietà. E io davvero con onore vi ho rappresentato, e l'ho fatto per cercare di smuovere nella nostra regione delle dinamiche incancrenite. Qualcuno mi diceva: parlaci di alcuni temi, perché vogliamo sapere il Movimento 5 Stelle come si comporterà al governo. Tanto quello che vi dirò è già dentro gli atti parlamentari che noi abbiamo depositato, quindi tutto quello che io dico è qualcosa che già agli atti, che già è possibile fare, perché gli uffici della Camera non ti fanno depositare degli atti che non siano, che non abbiano delle coperture economiche. Quindi ogni nostra proposta c'ha dietro anche uno studio economico, quindi chi ancora in televisione alimenta questa idea che noi non sappiamo dove trovare i soldi, noi li abbiamo trovati benissimo. Il nostro programma di governo vale 75 miliardi e sono tutti soldi che esistono. Ci hanno raccontato balle sulle coperture economiche, sui soldi, basta riallocarle quelle risorse, se no come fa ad andare avanti lo Stato? Veramente credete che stiamo andando avanti a costo zero? No. Allora sull'immigrazione, che è un tema che tocca molti, anche perché ci fanno un lavaggio continuo del cervello in televisione, e si alimentano dinamiche che nascono da dentro, perché è normale avere paura di quello che già sta succedendo, ma io non avrei paura di questo flusso di immigrati che arrivano, perché noi siamo già in una condizione di isolamento e di spopolamento, perché la nostra regione si sta desertificando completamente. Quindi se dobbiamo davvero alimentare questa voglia di riscatto e di lotta, facciamola per ripopolare i nostri luoghi, e di certo ha attinenza con questi flussi, perché aumenteranno negli anni, aumenteranno. Intanto guardiamo il lato internazionale, noi alimentiamo le guerre di quei paesi da cui queste persone scappano, perché molti sono dei rifugiati, tanti altri vengono perché semplicemente vogliono andare via da quel paese, e qui interviene la politica, oppure non interviene. Come? Intanto noi vendiamo armi a quei paesi, facciamo business sulla vendita alle armi a quei gruppi che poi alimentano le guerre dalle quali queste persone scappano. La nostra proposta già depositata è di stoppare la vendita di armi a quei paesi. Dobbiamo fare economia con altro, è solo una scelta politica scegliere dove dirigere i soldi, dove creare indotti di lavoro, di mercato e di lavoro. Dove interviene la politica? Il trattato di Dublino, qualcuno ne ha sentito parlare? Lo hanno firmato il governo Berlusconi Lega, lo ha riconfermato Letta con Renzi. È un trattato che stabilisce che le persone che arrivano nel nostro paese devono rimanere nel paese di sbarco. Guardate che soluzione che ha trovato l'Europa, l'Unione Europea. Poi dicono che non la possiamo criticare. C'è una legge che dice questo, per semplificare la chiamo legge, ma è un trattato. Chi arriva qui deve rimanere qui. È per questo che noi abbiamo fatto la proposta di modificare questo trattato, perché tante persone che arrivano qui ci arrivano per ragioni, diciamo, morfologiche, logistiche, ma vorrebbero andare fuori dall'Italia. Il loro obiettivo è sbarcare nel nostro continente per poi andare altrove. Allora quindi modificare questa legge assurda, ripartire per quote in tutta Europa la gestione di queste persone, e subito, perché queste sono proposte, diciamo, di ampio respiro, perché voi capite cosa significa fare i trattati con i paesi da cui provengono queste persone, modificare a livello internazionale questo. Subito la soluzione di tampone all'emergenza è quella di assumere 10.000 persone
nelle commissioni territoriali, praticamente dove sbarcano queste persone, ci sono delle commissioni fatte di rappresentanti delle forze dell'ordine ed altre figure specialiste e professioniste, sono in pochissimi che gestiscono queste burocrazie, perché bisogna capire se uno è un rifugiato, allora ha diritto a stare qui, bisogna capire se deve essere rimpatriato, quindi subito personale per sbrigare queste questioni burocratiche che fanno sostare poi queste persone nei famosi centri, CIE, CARA. E che cosa avviene quando queste persone permangono qui? Perché è qui che si crea il business. Loro vogliono che sostino nel nostro paese perché c'è chi ci guadagna. Allora c'è un business su queste persone e anche le nostre spalle. E quindi non è un business che noi dobbiamo imputare oppure che noi dobbiamo avere paura di contestare, perché non è una questione di razzismo. Il razzismo lo fanno quelle forze politiche che alimentano per loro volontà solo una piccola parte di questa storia. Quale forza politica dice che c'è il business dell'andrangheta e della criminalità organizzata in queste dinamiche? Soltanto noi, perché soltanto noi abbiamo avuto la forza di depositare in Parlamento addirittura una proposta, signori, che è stata persino approvata alla Camera, perché ogni tanto qualche parvenza la devono dare, ma poi mai attuata. Quindi abbiamo detto: tracciamo tutte le risorse che arrivano, basta gestire in emergenza questo sistema che si è creato, lo SPLAR, che ognuno che si improvvisa in grado di accogliere, di gestire queste persone, diciamoci la verità, c'erano tanti professionisti e tanti altri che lucrano su questo. Quindi mettiamo a posto questa gestione, che deve essere più celere, più veloce, con quella diciamo riforma delle commissioni territoriali di cui vi ho parlato prima. Quindi è un business che si deve interrompere. E le inchieste del CARA di Mineo in Sicilia, di Isola Capo Rizzuto, le avete viste chi sono i soggetti anche politici coinvolti in queste intercettazioni? Poi è ovvio che c'è l'altro potere, che è la magistratura, che lì ci saranno degli accertamenti di responsabilità personale, però c'è responsabilità politiche che sono già evidenti anche ai cittadini, non c'è bisogno che intervenga la magistratura. Pensate che siamo arrivati al punto che Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, ormai non si rivolge più alla politica, dice: io mi rivolgo ai cittadini, scegliete voi chi eleggere, perché la politica non tutta è stata in grado di gestire e di candidare persone per bene. Quindi io trovo che sia normale, in una società bisogna compartecipare al processo democratico. Vedete, in queste buste che ho visto che qualcuno di voi ha, a parte dentro il materiale informativo sul nostro programma, le cose di rito, no? I facsimile, perché dobbiamo capire come si vota, io ho messo una Costituzione italiana da costruire, da portare poi in tasca, e qui c'è la foto dove io, con altri colleghi del Movimento 5 Stelle, tempo fa nel 2014, saremmo sul tetto di Montecitorio, perché si stava compiendo già prima del referendum, che poi sappiamo che fine ha avuto, perché i tentativi sono continui di scardinare questo testo, perché qui c'è tutto, noi siamo uno dei paesi più all'avanguardia in termini proprio di valori, di spirito, di visione, quello che c'è qua dentro non è stato mai realizzato e concretizzato. Perché vi parlo di un altro punto del programma che si rifà all'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti dobbiamo avere l'opportunità di vivere dignitosamente la nostra vita secondo le nostre aspirazioni, perché essere felici è proprio un diritto, vivere e stare bene nel posto in cui si sceglie di stare, perché chi vuole spostarsi deve essere anche messo in grado di andare via, però chi vuole restare, perché deve restare stando male, depresso, perché c'è un disagio nei nostri luoghi esistenziale che tutti negano, cioè tutti quanti noi stiamo male e facciamo finta che questo non sia vero, siamo alienati, ognuno nei suoi recinti, nelle sue case, il nostro vicino pensiamo male perché se ci sta vicino forse ci sta togliendo qualcosa, c'è questa logica che si è davvero innescata nelle nostre menti, che deve sempre prevalere il più forte, il più furbo. E questa, guardate che è una mentalità indotta,
non è la mentalità che ci viene spontanea di accogliere l'altro. Magari lo facciamo più facilmente per i nostri familiari, poi appena usciamo dalla porta di casa tutto un nemico. Vedete, questo è un preciso disegno anche economico, perché quando si parla di neoliberismo, di mettere al centro della società come valore i soldi, questo è un atteggiamento culturale che ci hanno inculcato e che c'è ovunque, ci hanno convinto che se non ci sono i soldi le cose non si possono fare. Ma i soldi che cosa sono? Sono un mezzo, uno strumento, e chi l'ha inventato questo strumento? Sempre noi, come società, come uomini. E quindi noi dovremmo essere succubi di una cosa che abbiamo creato? Stiamo impazzendo, siamo alienati perché non capiamo che ci stanno prendendo in giro. E la nostra Costituzione sempre dice proprio questo, che i diritti si devono essere garantiti prima di tutto, poi si trovano i mezzi per attuarli. Quindi è l'economia che sta sotto i diritti e non viceversa. E vengo al punto del programma, il reddito di cittadinanza, perché sentirete in televisione che è una misura assistenzialista, è una misura che dà i soldi a gratis alla gente, come se tra l'altro i partiti non le avessero già messe in campo questi metodi truffaldini di fondi a pioggia, bonus, e che cosa ci hanno portato? Nulla. Mentre il reddito di cittadinanza, quello sì che ha una logica molto seria. Il reddito di cittadinanza, forse la voce, è una manovra economica, e la voglio spiegare bene. Allora, intanto l'Istat ci ha detto che la soglia di povertà è a 780 euro, cioè chi vive sotto questa soglia è povero, sta male, ha difficoltà ad arrivare a fine mese e forse anche alla settimana. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato 17 miliardi per coprire questa manovra economica che abbiamo chiamato reddito di cittadinanza. Quindi ciascuno che vive sotto questa soglia deve avere 780 euro. Quindi questo vale per il disoccupato che ha perso il lavoro da poco, per lo studente che si deve trovare un lavoro e che vuole trovare un lavoro che gli piace, non un lavoro in nero sfruttato a 30 centesimi all'ora come nei call center, perché quello dovrebbe essere un lavoro retribuito bene come tanti altri. E di più è un reddito che consente anche una pensione di cittadinanza, perché noi con questo sistema alziamo tutte le pensioni minime. E poi questa è una cifra che si modifica in base ai componenti del nucleo familiare, perché se ci sono più persone che devono ottenere il reddito non avranno tutti 780 euro, ma un cumulo che permette sempre di avere una soglia di dignità e di spesa da parte di tutta la famiglia, quindi non è una cosa campata in aria. Altra cosa, mentre lo Stato ti dà questo sussidio, tu che cosa fai? Stai sul divano? Sogni di avere un lavoro? No. In questi 17 miliardi, intanto ci sono 2,5 che vengono utilizzati per riformare i centri per l'impiego. Oggi questi centri per l'impiego non servono a nulla, sono proprio una baggianata, ci sono pochissimi dipendenti, pensate che non hanno manco le banche date unificate per capire se da provincia a provincia ci può essere una possibilità di lavoro. Quindi è proprio sono una pagliacciata in questo momento. Devono essere riformate, ci deve essere il personale qualificato. E quindi mentre ti diamo il reddito, con questi centri riformati, la persona viene introdotta in questo percorso di formazione o riqualificazione del lavoro. E mentre viene eseguita dai centri per l'impiego, deve dare 8 ore settimanali di contributo alla comunità. Quindi pensate anche in questo vostro comune, chi intanto riceve questo sussidio, questo reddito di 780 euro, per 8 ore settimanali dà un contributo a questa città, per un ufficio, per una biblioteca, per qualsiasi cosa, per sistemare un'aiuola. È giusto compartecipare, perché lo Stato ti deve dare l'opportunità di darti da fare, perché io rigetto quella narrazione che fanno soprattutto i media nazionali che si interessano di Calabria, ma solo quando ci conviene a loro, per parlare di faide o di sparatorie, perché qua le faide sono ataviche, ma una vera inchiesta non la fanno per capire il malessere anche dei cittadini che ci vivono. Bene, secondo me a volte non si può scegliere se far parte della criminalità organizzata o no,
Perché tante volte ci sono, si nasce e si cresce in contesti dove non hai altra visione, cioè nessuno ti insegna che c'è un'altra strada. Quindi al netto di chi scientemente sceglie questa strada, ma secondo me non capendo il malessere che poi riceverà di contro, ci sono tanti nostri giovani a cui non viene insegnata la possibilità, cioè la speranza dell'opportunità, di un'opportunità diversa di vivere le nostre città e i nostri luoghi. E onore a chi invece la barra dritta la tiene con grossi sacrifici, anche vivendo nella povertà, perché lo sappiamo, si viene isolati quando si fanno scelte diverse, però c'è la possibilità di cambiare rotta, perché ripeto, è lo Stato che deve scegliere, perché il reddito di cittadinanza lo può dare la mafia, lo possono dare le mafie, che lo sappiamo che sono uno stipendificio a vari livelli per stare i loro servigi, oppure lo può dare lo Stato. Dice, sono io, cittadino, ti proteggo io in questa fase in cui tu sei debole, perché chi è in un disagio economico è debole, è sotto ricatto. Per quale motivo in questi luoghi ancora si fanno pacchi di voti? Perché si è schiavi, però la schiavitù è anche una condizione davvero mentale, perché questi signori sono arrivati a questi livelli grazie a chi? Grazie a noi, che un po' per superficialità, un po' per ignoranza, un po' perché non ci siamo informati bene, un po' perché magari ci hanno dato qualche briciolo e siamo stati convinti di poter campare avanti così, tutto questo ha generato lo spopolamento della nostra regione. E molte persone sono andate via per questo, perché non ce la fanno più a sostenere questa pressione, questa cappa che sentiamo tutti quanti. Però ci sono le possibilità per uscire, basta indirizzare le energie in maniera proficua, perché se le nostre energie sono sempre contro qualcuno, io ho visto spesso aggregarsi in Calabria persone per invidia contro qualcuno, per fare un dispetto a quell'altro. Pensate se invertiamo la piramide dei valori e decidiamo di cooperare, cioè di aprirci all'altro per fare cose assieme e stare bene tutti, perché oggi noi siamo sulla ribalta razionale per la questione delle restituzioni. Finalmente tutta l'Italia lo sa, perché qualcuno non lo sapeva. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non ha mai preso i rimborsi elettorali, 42 milioni di euro, nessun partito l'aveva mai fatto, ed in più, mensilmente, parte dei nostri stipendi l'abbiamo dati ad un fondo per il microcredito. In questi 4 anni sono nate più di 7.000 imprese, perché noi con i nostri soldi e parte dei soldi che ha messo lo Stato abbiamo fatto da garanzia al microcredito che è stato dato a questi imprenditori nuovi che sono nati, giovani, oppure chi era in difficoltà e ha acquistato un macchinario o una strumentazione o ha assunto perché noi abbiamo dato questo microcredito. È vero, qualcuno non ce l'ha fatta a fare questi bonifici volontari, ripeto, perché noi non abbiamo preso i soldi della comunità, sono i soldi dello stipendio che la Costituzione dice che un parlamentare deve avere. Allora questo rafforza di più il gesto di chi è riuscito ogni volta a farlo questo bonifico. Io ho restituito più di 142.000 euro. Io mi chiedo se tutti di voi l'avreste fatta al mio posto. Qualcuno sì, qualcuno no. Però io sono stata onorata di farlo, perché era mio dovere, nostro dovere come forza politica, dare un esempio, perché è l'esempio che rivoluziona le cose. Perché se io parlassi e basta, dopo poche ore voi ve ne accorgete che io sono una qualsiasi. Ma io posso venire qui perché ho fatto il lavoro di 5 anni, se no mi dovrei vergognare a venire al vostro cospetto da rappresentante del popolo nazionale. E invece lo faccio perché è mio dovere informarvi e fare il possibile, perché la regione Calabria è davvero vasta, complicata da raggiungere. Io l'ho girata quasi tutta, mi dispiace se magari prima non sono riuscita a fare un passaggio, ma se non ero qui ero in un paese vicino. Sono sempre stata sul territorio, perché oltre al mio lavoro settimanale dentro la Camera dei Deputati, nel weekend l'ho speso qui sul territorio con i cittadini, facendo incontri anche molto importanti, belli, che ha creato situazioni diciamo di approfondimento, oppure di persone che si sono conosciute da quel momento, hanno fatto un percorso lavorativo assieme. È così che è la vita. Se noi ci incontriamo, partecipiamo di più,
anche quando c'è un evento che può sembrare inutile, di poco conto, o perché non conosciamo chi l'ha organizzato, la presentazione di un libro, cioè è importante dare il segnale di una comunità che è viva. Io vengo da Tropea, è un comune sciolto per mafia. Voi l'aspettavate che pure Tropea arrivava in queste condizioni? Un comune sempre che è stato sulla bocca di tutti i politici, se lo sono sempre venduti alle varie bit in campo internazionale. E poi che cosa hanno fatto per questi nostri posti? Zero. Cioè si pubblicizzavano posti che poi ad arrivarci è impossibile, perché ci hanno tolto tantissimi voli, tanti treni che non passano più. Ho fatto l'esempio della mia città solo perché è una città turistica molto rinomata, ma se non si crea tutto intorno l'indotto di servizi e non si capisce che dando intanto l'ordinaria amministrazione si fa la buona politica, o ancora che ci vengano a parlare di grandi programmi. Sapete che cosa c'è nel nostro programma? Una riallocazione di risorse, perché oggi molte delle nostre risorse, oltre 40 miliardi, sono in settori del paese che sono improduttivi o addirittura dannosi. Faccio un esempio su tutti: le fonti fossili, il petrolio. Cioè praticamente le conoscenze, anche tecnologiche, in campo della scienza, della medicina, ci dicono già da tempo che se noi inquiniamo i nostri territori, moriamo. E forse già lo sappiamo, perché le nostre famiglie sono dilaniate da malattie, da morti, che si potevano evitare con prevenzione, combattendo le mafie che hanno interrato i rifiuti nei nostri territori. Io non credo che tutti noi avremmo fatto una cosa del genere, però c'è qualcuno che queste dinamiche le ha alimentate. Quindi noi spostiamo questi soldi in queste fonti, in questi settori improduttivi, per spostarli su altri. Rifare la rete elettrica nazionale del paese, si risparmiano un sacco di soldi efficientando l'energia dei nostri uffici pubblici prima di tutto, perché sono quelli che spendono molto, e poi via via rimettere in senso l'edilizia. Chi ha detto che l'edilizia significa soltanto speculare per creare nuovi palazzi, per cementificare i nostri territori? Poi incredibilmente, ecco qui l'alienazione, poi ci dicono che noi puntiamo sull'agricoltura, il chilometro zero ai nostri territori, ma se ci state cementificando pure l'erbetta che abbiamo davanti al cortile. Quindi ascoltiamoli bene i programmi degli altri partiti politici, ma di questi decenni, non di adesso, che adesso ormai si impararono che qualche cosa la devono modificare. Allora basta cementificare, riqualifichiamo ed efficientiamo le strutture che già esistono, poi magari si ricostruisce se c'è bisogno. Quante case popolari sono sfitte perché le hanno costruite e poi non c'è la politica sana che riesce a rifare le graduatorie e tutto quello che immaginiamo e conosciamo. Oppure nel ciclo virtuoso dei rifiuti si creano 200.000 posti di lavoro, metti un miliardo nelle energie rinnovabili e se ne creano 17.000 posti di lavoro, invece in un miliardo in fonti fossili appena 5.000. Quindi di che cosa stiamo parlando? Sono studi che già la politica ha, ma sapete quanto ci hanno preso in giro? Proprio perché intanto uno pensava che i rappresentanti istituzionali svolgessero, come dice la Costituzione, con onore e dignità il proprio mandato. Quindi io mi aspetto che se vi dico qualcosa sia davvero, sia la verità. E invece no, ci hanno mentito per ignoranza e per malafede. Per chi avrete da dire qualcosa anche sui nostri rappresentanti politici locali, visto che mi sono confrontata a tutti i livelli, a livelli di tavoli prefettizi, quindi governativi, a livello di assemblee, di incontri pubblici, hanno fatto sempre una magra figura con me. E non perché sono la persona perfetta o eccelsa, perché ho studiato, approfondito e dico la verità ai cittadini. Sapete quante volte nei tavoli nasci, dai, quindi mo usciamo e diciamo questo? No, mo chi tu dici tu, io ho detto. Io non li prendo in giro le persone. E vi faccio l'esempio specifico, il punto nascita di Vibo Valentia, che come tanti altri, ma nello specifico, quello è un reparto fuori legge perché non è sicuro. Io l'ho denunciata a più riprese negli anni, sono ritornata a fare l'ispezione perché io vorrei sapere quale altro parlamentare e altro rappresentante ha mai fatto quello che ho fatto io. Ho ispezionato tutti gli ospedali calabresi,
senza inaugurare cose che poi si rompevano dopo un giorno, oppure reparti che non possono funzionare perché non c'è il personale. Sono andata nell'esercizio del mio mandato parlamentare per scrivere nero su bianco al governo, che poi non può fare finta di non sapere, che c'è uno smantellamento preciso della sanità pubblica. Altro indirizzo economico di questi partiti che con il governo Monti allegramente fischiettando centrodestra e centrosinistra hanno inserito il pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, ed è quel discorso che vi facevo prima, mettere al, di sopra l'economia e poi sotto i diritti. Quindi se c'è capienza di bilancio garantiamo i diritti, invece è il contrario. E vengo un'altra proposta che tra l'altro ne sono orgogliosa perché è stato il frutto anche di un mio lavoro qui in Calabria, visto che siamo commissariati in piano di rientro, e siccome questa storia che eravamo solo spreconi e mafiosi non mi andava giù, perché gli studi li abbiamo fatti tutti, ci siamo accresciuti dal confronto con altri colleghi e anche all'interno delle commissioni, abbiamo visto che il piano di rientro è una vera e propria truffa, perché è un sistema punitivo. Cioè praticamente le regioni che già stanno male in termini di sanità perché non hanno strutture, le nostre strutture sono fatiscenti, hanno sempre meno soldi perché non raggiungono mai i target, gli standard, i criteri diciamo standard, i famosi LEA, li avete sentiti, i livelli essenziali di assistenza, che già sono una riduzione tra l'altro del diritto alla salute, perché il diritto è pieno, è assoluto, non è che c'è un diritto essenziale, il diritto è assoluto. Quindi non raggiungiamo mai degli standard e quindi ci danno sempre meno soldi e quindi si avvantaggia la sanità del nord, e non è un discorso vittimistico da terrona rompiscatole, no, è un discorso economico. Noi spendiamo in Calabria oltre 300 milioni di euro per curarci fuori, la cosiddetta migrazione sanitaria. Se questi soldi li potessimo investire qua, magari in termini di prevenzione, investire nelle nostre strutture e soprattutto nel personale. Questa è stata una mia battaglia importantissima che ha coinvolto tutto il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, infatti nel nostro programma, di assumere in 5 anni 10.000 persone, infermieri, operatori, tecnici, tutti quelli che oggi mancano, perché quando andiamo al pronto soccorso ci sono quelle 4 cristiani che sono rimasti scoppiati, cioè quelli sicuramente in malafede, incapaci, per cui magari c'è anche indagini in corso, però ci sono pure quelli che fanno i turni di un altro collega che non c'è perché è in maternità, che per senso del dovere stanno lì e sono la prima frontiera dello Stato, perché noi ce l'abbiamo con loro, ma i mandanti sono i politici e le loro direttive economiche. Allora come ristabilire un equilibrio? Cambiare il criterio per ripartire le risorse che vanno alla sanità alle regioni. Oggi c'è un calcolo matematico sulla popolazione pesata, quindi riguarda anche l'anzianità dei nostri territori. Qua i nostri dati sono tutti falsati, perché ci dicono che siamo una regione in termini di dati giovane, oppure quando usciamo di casa abbiamo difficoltà a rintracciare e a vedere materializzati quei dati che ci dicono, perché sono tutti residenti qui ma studiano o lavorano fuori. Quindi diciamo a livello di dati oggettivi risultiamo una popolazione giovane che quindi ha bisogno di meno soldi perché siamo più in salute. E perché risultiamo in salute? E qui viene un'altra proposta, perché non hanno mai voluto istituire un registro tumori a livello nazionale, perché oggi le regioni se hanno voglia lo fanno, se sono brave ci riescono, ovviamente la regione Calabria non ce l'ha. Invece noi vogliamo istituire per legge che ogni regione deve avere questo centro di raccolta, di monitoraggio dei dati, che deve confluire un registro tumori nazionale, perché non ci devono più negare le nostre morti, le nostre difficoltà di salute. Io ho studiato anche che abbiamo più di un surplus di malati cronici, grazie mille, un surplus di malati cronici, diabetici, di oltre 2.000 persone, in più rispetto alle altre regioni d'Italia, cioè abbiamo come regione più malati con queste patologie, e lo Stato invece di darci più soldi per curare queste patologie, prevenirle, non abbiamo centri diffusi sui territori che evitano l'ospedalizzazione quando ormai già stai andando a curare qualcosa che magari non si può gestire e recuperare.
Quando parliamo di ospedali di prossimità, di sanità, scusate, di prossimità, non intendiamo gli ospedali in ogni posto, perché è così che si usava una volta, no? Ogni politico influente era riuscito a fare il suo ospedale. E mo che ce ne facciamo di questi ospedali? Visto che poi gli stessi politici si sono svenduti, sempre per la poltrona piccola che uno si vuole riservare. Sanità di prossimità significa mettere nei territori degli ambulatori, dei poliambulatori, dei centri in cui più medici di varie specialità sono di prossimità alle persone. Bisogna incentivare l'assistenza domiciliare. Cioè, la salute non è che devi stare in ospedale. Il posto letto ti deve essere garantito quando ti spetta. Ma lo Stato, uno Stato è un governo che pianifica la vita del suo paese dei prossimi 50 anni, deve prevenire, perché oggi abbiamo tutta la tecnologia. Oggi investire ci permette di risparmiare, paradossalmente, come il tema dell'efficientamento energetico. Cioè, se noi riqualifichiamo le nostre case, all'inizio spendiamo, però poi risparmiamo un sacco di soldi in termini di bollette. E qui c'è un'altra nostra proposta: il certificato energetico, ovvero dare la possibilità di investire nell'efficientamento magari della tua casa, del tuo bar, della tua attività, dove lo Stato compartecipa al 50%, non togliendo soldi, ma dandoti questo certificato che tu ti vai a stampare mettendo i dati del progetto all'interno dell'Agenzia delle Entrate, ti scarichi questo voucher, questo certificato, l'altro 50% lo metti tu, con questo 50% paghi l'azienda che ti fa quei lavori, e l'azienda che cosa fa? Si tiene un certificato? No, va in banca e si monetizza questo certificato, quindi paga i suoi dipendenti, ti fa i lavori. Perché? Perché noi contemporaneamente abbiamo creato una banca per gli investimenti, una banca pubblica. Quante banche abbiamo salvato con i soldi dello Stato? E sono rimaste banche private. Quando si è salvato Monte dei Paschi di Siena, tutto quello schifo che ne è derivato, hanno trovato Banca Etruria. In una notte hanno trovato 20 miliardi di debito per finanziare le porcate dei dirigenti bancari che loro avevano messo. Perché giustamente era tutta una partita di giro, no? Tu stai là, mi finanzi le campagne elettorali, poi è normale che questi politici hanno cambiali da pagare quando arrivano là, è normale che la Nesci è antipatica, ce l'ha tutta proprio, perché come Movimento 5 Stelle ha le mani libere per dire no quando serve, ed è un no che viene dalla forza del mandato elettorale, perché sono i cittadini, siete voi che a me in questi anni mi avete incoraggiato doverosamente, perché sono io che devo fare delle denunce che voi non potete fare, perché ognuno nel ruolo che svolge nella società, da lavoratore, da mamma, da alunno, deve fare il suo dovere, altrimenti la degenerazione è sotto gli occhi di tutti. Quindi ci avete dato anche questo onore di rappresentarvi, e questa cosa continuerà. Tutti i sondaggi ci dicono che siamo il primo partito, e quindi ribadisco, io non sono qui alla ricerca di un voto, perché avrete ancora una guerriera, vostro rappresentante dentro le istituzioni, però vogliamo essere forza di governo, ma non perché dobbiamo acquistare una poltrona più grande o più prestigiosa, perché anche noi, da generazione che ha bisogno della sua chance, ci dovete dare questa speranza dell'opportunità. E non significa che tutto sarà facile, anzi, chissà cosa succederà se il governo va, al governo ci va il Movimento 5 Stelle. Ci sono stati momenti terribili della nostra Repubblica, quando le cose potevano cambiare e sono iniziate le violenze, tutto quello che conosciamo, le stragi. E oggi i responsabili di quella gestione sono ancora al potere, sono ancora nelle postazioni di comando. Però se crediamo e se abbiamo capito che il processo democratico è in corso e che questa Costituzione, la devo sempre rievocare perché questa Costituzione ci dice che nulla è scontato, e lo sappiamo nella nostra vita, nei rapporti personali, no?
fondo vediamo che tutto è fugace, che la vita è breve, ce lo diciamo, no? Con un po' di amaro in bocca. Ma è così, noi dobbiamo lottare ogni giorno per i nostri diritti. Non è una possibilità questa invece, è un dovere, è una necessità. Abbiamo tutti i dati di come il clima sta cambiando, di come i nostri territori cambieranno proprio morfologicamente, perché stiamo inquinando tutto. Quindi non c'è una chance, cioè, proprio non c'è possibilità di dire ok, mi impegno, vabbè, mi faccio i fatti miei. No, e soprattutto, e qui l'ho voluto scrivere, cioè dobbiamo smetterla col tutto appostismo. Quando ci incontriamo la mattina, inconsciamente, ci diciamo tutto a posto. Sì, tutto a posto. Quindi ogni giorno ci facciamo sta cura mentale dove ci diciamo che è tutto immobile, è tutto fermo, non si è mai spostato una virgola perché deve essere tutto fermo. E nel frattempo morimmo però con questo tutto a postismo. Infatti quando anche nei più alti livelli mi dicono onorevole è tutto a posto, non vi preoccupate, io già lì incomincio a tirare fuori. Ci hanno messo in bocca questa parola. Ci hanno proprio inculcato questa parola, questo immobilismo, questa rassegnazione. Quindi ci sono momenti della vita in cui uno non ce la fa, perché è giusto che non tutti debbano dare, perché non possono. Questo io dico chi può deve. Chi può deve, chi può non si può più tirare indietro, non si può fare finta che questa volta non c'è una soluzione. No, c'è una possibilità. Siamo stati l'unica forza politica che in questi anni si è guadagnata la credibilità. Non siamo il top, quando dicevamo onestà non è che avevamo la patente di perfezione, ma è una precondizione per l'impegno. E chi, ripeto, in questi anni, noi diremmo in Calabria, ha fatto carne da macello, si deve tirare indietro, deve lasciare spazio. Quindi io dico non ti vuoi impegnare? Non mi vuoi aiutare? Perché ho trovato tante difficoltà anche nei nostri luoghi ad essere aiutata, perché uno da solo non può fare tutto. Ci deve essere una collaborazione generale, ma almeno non contrastare questo cambiamento che è in corso. Ritirati in buon ordine, abbi la faccia di stare nella tua casa e di non rompere le scatole. Perché chi oggi vi viene a disturbare e vi chiede il voto si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare per come ci ha ridotto e per come ha negato la possibilità, tra l'altro stupidamente, anche ai loro figli. Ma forse no, perché già loro se li sono mandate in altri luoghi. Perché io poi ogni tanto chiedo, ma tu, i figli tuoi dove ce l'hai? Io ce l'ho a Milano, ce l'ho qua. Ho capito, quindi, perché noi dobbiamo stare impugnati. Perché voi, diciamo che i privilegi e le risorse che avete preso da questa postazione di comando li avete investiti altrove, no? Allora è tutto nelle nostre possibilità ed è un processo, perché allora noi nel 2013 che cosa dovevamo fare? Ci dovevamo andare in depressione perché eravamo opposizione, abbiamo fatto un'opposizione seria che non si era mai vista negli ultimi 20 anni, facevano finta di litigare alla Camera, centrodestra e centrosinistra. E poi erano tutti d'accordo. Le cose che abbiamo visto noi, che non ci credevamo, quando nelle leggi di stabilità si lavorava di notte, una cosa folle. Perché? Perché lì tutte le cose sono state fatte nelle segrete stanze e le votazioni sono finte. Chi vota a favore, contrario? Presidente, un attimo, non abbiamo visto manifestarsi, ripetete il conteggio. È una mazzana mano, perché si incrisciano pure una mazzana mano. Perché? Perché tutto è deciso nelle segrete stanze, quei palazzi sono svuotati di credibilità. E poi eravamo noi che dovevamo togliere credibilità alle istituzioni e sfasciare tutto? Casomai noi abbiamo riportato onore a quelle stanze, svilite veramente da questi soggetti. Quindi, ripeto, le persone per bene, che magari hanno una fede ancora ideologica della destra e della sinistra, mica è sbagliata avere un ideale che protende verso una cosa. Però oggi ci sono dettami economici che non possono più essere sostenuti. Il neoliberismo è questo, mettere al centro l'economia, il capitale, i soldi e poi dopo viene la persona.
e noi stiamo male perché ce l'abbiamo scritto in faccia nei nostri corpi che posso stiamo male. Una cosa, benissimo, i vostri meriti non vi vengono disconosciuti da nessuno. Avete rivoluzionato, innovato, avete fatto passi in avanti nella trasformazione del paese. Sicuramente avete gli occhi addosso da parte di tutti gli italiani che vedono in voi una forza di speranza, di riscatto e di tutto. Però voi dovete essere un po' più chiari su certe cose che tanti osservatori vi pongono. Dopo del 5 di marzo voi sapete benissimo che non avete i numeri per governare, da soli non ce la fate a governare, volete o non volete con qualcuno, non dico vi dovete alleare. Siete uno medium. No, volete fare, se volete fare è interessante la domanda che mi aveva fatto, cioè, ma vorrei approfondirla se mi consente, perché non, se vi sentite autosufficienti finisce lì, non andate da nessuna parte, e la stavo dicendo, e quindi tutti gli osservatori mi fanno la stessa domanda. Da, con qualcuno vi dovete alleare, ma non nel vecchio concetto di alleanza, di spartizione di posti e di sedie, di questo e di quest'altro, ma di progetti per il paese, di programmi per il paese. E noi dobbiamo, io non voto per lei, glielo dico chiaramente, sono simpatizzante al massimo per il vostro movimento. Non è che è una colpa, non credo che mi date una colpa, se no non siete democratici. Allora, rispettiamoci reciprocamente, perché se no non ha senso la discussione che facciamo con l'onorevole. Allora dico, io non voto per voi, però simpatizzo moltissimo per voi, perché voi avete le carte in regola per poter dire cose che altri non possono dire. Quindi a questo punto, non avendo la forza necessaria per governare da soli, il Paese si chiede a chi si rivolgerà 5 Stelle per trovare quella forza necessaria per governare il Paese. Da una parte o dall'altra, non possiamo accontentare tutti, perché abbiamo idee differenti sia sul piano economico, che tipo di economia vogliamo, sulla giustizia. Ecco, allora, se ci confrontiamo e il confronto dà esiti positivi, nel senso che sulla scuola, sulla giustizia, sull'economia abbiamo un'idea, se non dico completamente simile, ma che ci consente di avvicinarci, benissimo. Poi un'altra cosa fondamentale le avevo chiesto. Lei può dire il mio movimento è un movimento chiaramente antifascista. Queste sono le discriminanti su cui io vorrei una. No, è chiara, la domanda è chiara. Se vuoi che diamo il suo voto abbiamo vinto, abbiamo la maggioranza. Ma non penso che sia così facile. La cosa che dovete fare, secondo me, è quello di non eccedere nella presunzione di avere tutto nelle vostre mani. La domanda l'ha fatta a me. La candidata e non puoi, ti mette a fare. No, non voglio fare commissione, volevo interrompere perché... Tra l'altro è una domanda che... Ma da uno scambio su 10 persone... Ma non siete democratici, allora. È normale che sia così. Tra l'altro nella domanda lei ha già dato la risposta, perché la questione di rifiutare il linguaggio, lei che è così attento al linguaggio, all'antifascismo, a ciò che richiama dei valori, noi abbiamo sempre ripudiato anche un linguaggio falso che mette in confusione le persone. Quindi il nostro no alle alleanze era proprio quello, no allo scambio di poltrone in cambio di un voto. Quindi è quella la negazione delle alleanze. Ma voi pensate che in questi 5 anni che cosa abbiamo fatto? Siamo stati ognuno nei suoi scranni così a guardare i muri? Sapete con quanti colleghi di vario schieramento io mi sono confrontata? Persone che hanno anche migliorato i nostri testi. Io vi racconto la mia esperienza diretta, ho fatto una proposta di legge che è stata approvata soltanto alla Camera, purtroppo affossata al Senato, però è stata una bella esperienza che non tutti i parlamentari hanno potuto fare. La mia proposta di legge elezioni pulite per modificare la gestione del procedimento elettorale, per consentire il voto. Io l'ho studiata bene il procedimento, è il Presidente della Repubblica che dà l'incarico di governo, quindi la nostra, diciamo, il nostro lavoro in questi anni è per non convincere, per mostrarvi che se ci date la forza, il sostegno elettorale che meritiamo per il lavoro svolto, facilitiamo questo percorso di andata al governo, che non è una passeggiata. Il Presidente della Repubblica ci deve dare l'incarico perché abbiamo superato in percentuale gli altri, dopodiché
ci sediamo con tutte le forze politiche e diciamo su quali temi vogliamo puntare in comune, e in modo che il voto di fiducia non sia un voto di numeri, perché la Lega mi dovrebbe dare il voto a me o il PD, non me lo darà mai. Ci deve essere una convergenza di temi, cosa che non sempre ho visto in questi anni, anzi c'è sempre stata un rigetto di tante nostre proposte, quindi questa cosa l'abbiamo già sperimentata, quindi siete voi che vi dovete convincere delle armi sui temi, dico un voi generale solo perché hai detto che ti rifai ad un partito diverso dal nostro, quindi siccome la situazione generalizzata di questi anni è stata questa, cercate di orizzontarvi voi su altre modalità di approccio, perché noi già l'abbiamo fatto il nostro lavoro e ci alleeremo su temi specifici. Deve quindi il nostro. Ma non abbiamo mai smesso, lo facciamo in tutte le sedi istituzionali e non, quindi non abbiamo timore di confrontarci. Quindi assolutamente se ci abbiamo questa possibilità faremo alleanze sui temi, quindi non compromessi, perché i compromessi sono al ribasso. Ma mediando, perché la società è conflitto di per sé, perché ognuno ha interessi diversi. Quindi medieremo per fare il bene comune e lo faremo con tanta fatica e con ogni tanta serietà. Di grasso di ieri che è troppo grasso. No, grasso non l'ho seguito, grasso, di verità, perché ne ha sparate già tante. No, cioè, incredibilmente il Partito Democratico vince in coalizione e poi il giorno dopo ognuno se n'è andato all'opposizione, si è preso le poltrone pure dell'opposizione che sarebbero di garanzia per le commissioni e poi oggi si ripresentano come partito nuovo quando hanno fatto porcate in un incarico istituzionale di altissimo livello e così importante come quello della presidenza delle Camere. Grasso e Boldrini non è che sono stati attaccati perché risultano antipatici, perché hanno tradito il mandato che loro dovevano svolgere di garanzia di tutte le forze parlamentari, anche dell'opposizione. Sono più vergognosi loro del governo, perché sapete quanto è importante, sto spiegando infatti questo, quanto è importante gestire i lavori. È lì che si decide se la mia proposta di legge viene incardinata, se può essere votata. Quando ci hanno messo le tagliole, sapete che cosa significava? Che c'era quel famoso decreto, ne racconto una su tutti perché è stata oggetto di forte nostra protesta nelle aule. L'IMU Banca Italia, quando lì hanno rivalutato per 7 miliardi di euro, sempre dei cittadini, la Banca d'Italia, che oggi è di fatto una banca privata perché viene controllata dalle banche private, quindi si è svilita la sua funzione pubblica, l'avevano chiamato decreto IMU, toglievano l'IMU. Siamo andati a leggere, ma quale IMU? Qua c'è la rivalutazione di Banca Italia, ci stanno fottendo. E qua erano tra l'altro i primi mesi, quindi subito abbiamo fatto una protesta fortissima, abbiamo fatto il nostro ruolo di opposizione, quindi abbiamo utilizzato tutto il tempo che avevamo a disposizione e alla mezzanotte di un giorno praticamente sarebbe scaduto questo decreto. Quindi non avevamo la possibilità di farlo decadere, farlo ritornare nelle commissioni e dire, mo cacciate sta porcata, facciamo... togliamo l'IMU, ma togliamo questa porcata che era messa apposta di nascosto per non essere fatta comprendere. Ecco perché che cosa succede? Che la Boldrini si è prestata da collaborazionista, che è ancora più grave di quelli che scientemente fanno queste scelte, si è prestata e ha chiuso i tempi di discussione, quindi ci ha tolto la parola a tutti noi, perché eravamo gli unici che intervenivano, che lo volevano contestare, tutti gli altri muti. E poi mi cantavano bella ciao, cioè dopo che è stato approvato il decreto mi cantavano bella ciao, come se non so che cosa, quale messaggio mi dovevano dare. E questi sono i partigiani antifascisti del nuovo millennio. Quindi vergogniamoci prima di tutto di queste persone che hanno alimentato vergognosamente il sistema e hanno tolto a me, a sua figlia, a tua nipote, la possibilità di stare nei luoghi in cui siamo nati. Quindi quando ci scartiamo e ci smarchiamo da queste persone, ci confrontiamo, però se poi è un confronto che non porta a nulla, allora lì ci strumentalizziamo a vicenda e non va bene. Comunque, vi ringrazio. Con questo risultato non lo farebbero più ormai loro, la Boldrini e il Bograsso. Certo, ma con tutto quello che hanno fatto gli diamo pure i posti di comando. Allora andiamo a cercare di nuovo adesso. Grazie per il tempo e per l'attenzione. Allora.